Salve a tutti gli amici di Amazon, velocissimo unboxing di questa confezione che contiene tutte queste vaschette in plastica appunto per alimenti provviste di coperchio, quindi adesso andiamo subito a unboxarle. Sono veramente tante e come vedete sono anche richiuse. Occupando veramente pochissimo spazio. Adesso, come vediamo, il packaging è super eccellente. Andiamo a vedere come sono. Ok, ci sono sia rettangolari che rotonde. Dov'è lo scotch? Non lo trovo, quindi rompiamo tutto. Ok. Perfetto, e qua addirittura c'è anche un sacchetto. Come sapete, in casa le scatole in questo caso sono decisamente molto utili, soprattutto se provviste anche di coperchio. Come vedete qua ce ne sono veramente tante. Andiamo ad aprirle tutte. Ci metterò un po' di tempo, così ve le faccio vedere tutte. Una, due. Andiamo avanti. Ok, tre. Quattro. Qui avete anche questi piccoli barattolini che non so sinceramente cosa potreste metterci dentro qua. Magari delle spezie più che altro, più che del cibo. Ok. Ecco, adesso qua. Se dovesse venirmi in mente qualcosa, ecco qua ci sono 5, quindi questi 3 qua prendiamo una. Adesso dovrò andare a richiuderle. Una, due, tre, quattro, quindi sono 4. 4 adesso potrei anche semplicemente appoggiarle sopra. Adesso non mi serve richiudere, quindi qua sono 4, qua ce ne sono altre. Ce ne sono altre, quindi qua ce ne abbiamo sempre una rettangolare, un'altra, poi ce ne abbiamo un'altra e un'altra ancora, e anche qua abbiamo altre due piccoli contenitori. Quindi in totale abbiamo, qua ne abbiamo 4 rotonde più quei 3 piccolini che sono all'interno dell'ultima scatola, qua invece ne abbiamo altre 5 più questi due. Ok? Eccole qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Giustamente i coperchi rispettivi. 1, 2, 3, 4 e 5. Le scatole sono di buona qualità e sarò felice subito di lavarle e subito di utilizzarle. Ecco, spero che questo velocissimo unboxing vi sia stato d'aiuto. Io sono il vostro caro amico di Amazon. Ci vediamo qui sotto con una breve recensione scritta. Ciao!